Con questo video, che è il 1110, io pongo un limite che ci sarà nel prossimo, che lo presento per iscritto come una sintesi conclusiva di tutto quello che è il mio apporto. Io sono stato criticato ampiamente per le mie posizioni da chi, entrando in uno di tutti questi video in cui svolgevo relazioni particolari, perché proprio mancava la visione di insieme di tutta quella che è la mia opera, che io voglio dirvela qui brevemente a voce e poi fissarvela per iscritto. Il mio scopo non è quello di creare a voi un Dio finale che seguitiate a venerare come un ente fuori di voi stessi. Questo è stato sempre fatto dall'umanità, che ogni volta che ha configurato una presenza particolare, ecco che questa è divenuta mostruosa, perché ha fissato dei valori rigidi, non discutibili, riferibili a una oggettività. Invece Dio è il fondamento vivo e vero che esiste in ogni uomo vivente. Le sacre scritture aiutano, senza dubbio, ogni animo a fare ordine all'interno di se stesso, ma non corrispondono al disegno di Dio di fissare delle regole. Dio è un assoluto dispensatore di verità. Dio rende possibile tutto il possibile e lo salva interamente. Quindi Dio non è chi delimita, ma chi rende infinito ogni limite attraverso una molteplicità. E invece tutte le religioni che voi conoscete finora hanno delimitato Dio. L'unica che non l'ha fatto è stato Gesù Cristo, quando ha rivelato che la legge divina serve per l'uomo e non l'uomo è fatto per la legge. Io estendo questo principio. Dio è fatto per l'uomo e non l'uomo per Dio, perché il maggiore serve al minore, perché il minore non può, se è determinato, sorpassare la sua determinazione. È Dio assoluto che può venire in soccorso a ogni delimitazione, aggiungendole tutto quello che le manca. Di conseguenza, la verità che è venuta in me è venuta a spersonalizzarsi, a rendersi indipendente dalla mia persona, affinché la mia persona non sia deificata come avete fatto di solito. È una verità che è venuta come la sintesi
della possibile venuta in me, come parusia, di ogni Dio del passato, di ogni profeta del passato, tutti compresi e contenuti nella unicità di un Dio Padre, valore assoluto ed essenziale, che non deve più essere riferito a un personaggio, a una persona, perché deve essere un valore che ogni uomo cerca nel profondo della sua anima, perché è lì che sta il suo Dio. Il resto sono tutte sollecitazioni che il disegno di Dio gli dà affinché, sulla base di un disegno, l'uomo decida liberamente fino a che punto stare al gioco di Dio, che vorrebbe in lui la replica totale della sua essenza paterna. Ma poiché Dio desidera creare figli che siano diversi da se stessi, pur essendo se stessi, usa la determinazione affinché ogni figlio, sulla base della determinazione, determini a sua volta il suo Dio relativo, e sarà relativo alla determinazione reale che Dio ha assunto in lui, assumendo la sua croce. Ecco, Dio, dispensatore assoluto di verità, entra nella croce di ogni personaggio e è in lui quel figlio che siete tutti voi nel vostro io e che, sentendovi un io che esiste, è parte dell'esistenza divina, che è l'essenza della stessa essenza, e come tale va ricercata in ciascuno di voi. Ecco il fine legato al mio personaggio, è stato descritto ampiamente nella Bibbia e nella realtà concreta di tutto l'universo. Il mio personaggio è stato creato proprio come uno che esiste come portavoce, ma proprio come è descritto in Genesi 38, in una coppia di mariti di Tamar, Er e Onan, che non ci sono più, sono morti. Ecco, è qui che accade la novità, che Tamar, per il desiderio di scavalcare questa presenza che è un'assenza, fa ricorso al padre vivente e vero di questi due morti e si fa fecondare dal padre vero per determinare suoi figli veri. Ecco, il mio personaggio, che molti di voi hanno criticato pensandolo come chi portasse acqua al suo mulino, è il personaggio che si toglie di mezzo. Egli per primo, proprio tra 200 giorni da oggi, metterà nella realtà quel Salmo 21-22 che Gesù recitò quando morì, e che fa: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Sono le parole del mio lamento, eccetera, eccetera. E crea il presupposto di questo Salmo 21-22, perché proprio al limite del giorno 21, ossia nel 22, il Dio essenziale e puro, venuto in me come in un morto, finalmente si libera anche di questo morto, e questo morto vivente finalmente muore davvero, sale in cielo. E non aspettatevi una resurrezione di questo morto, se non
in quel figlio di Dio Gesù Cristo, in Lui, sì, campione di ogni essenza divina in ciascuno di voi, perché 3 giorni dopo il 22 di dicembre c'è l'eterno Natale del Figlio. E è attraverso il Natale del Figlio che accadrà la resurrezione del Padre. Ma conforme proprio a quanto si è reso manifesto in me, perché mio Padre, reale, nato il 7-7 del 7, è morto 33 giorni prima. E così accadrà anche a me. Tra la mia nascita reale, il giorno 25 di gennaio, e la mia morte reale, ci saranno un pacchetto di 33 giorni tra l'inizio e la fine. E anche io, come mio padre, salirò in cielo in quel 22 di dicembre e resusciterò 3 giorni dopo nel mio figlio Gesù Cristo, nel suo Natale. Voi non avrete me come un altro Dio, ma come la vittoria assoluta di Gesù Cristo, quella eterna, perché Gesù è il campione vivo e vero di quel dramma che esiste in ciascuno di voi. In ciascuno di voi c'è un Dio che ha assunto la croce in Lui come in suo Figlio. Per questo Gesù serve a ciascuno di voi, ma non come un dominatore, proprio come si mostrò prima di morire, quando si cinse un panno e lavò i piedi uno per uno a tutti i suoi discepoli. Gesù è venuto come sua persona a lavare i piedi a ciascuno di voi. Voi, per favore, smettete di deificare perfino Lui considerandolo fuori di voi stessi. Perché se voi mettete Gesù fuori di voi, voi vanificate il dramma divino che è vero in voi. Ecco, questa è la sintesi che accade oggi, perché i prossimi 200 giorni della mia vita io li destinerò alla mia preparazione per quel piano divino che deve attuarsi nel modo migliore. A voi ho dato tutto, c'è scritto e detto tutto, non avete altro che da cercare gli argomenti perché sono stati trattati tutti. Vi do l'addio con il mio amore, sappiatelo, l'amore è quello che libera, non quello che irretisce, non quello che vi rende me talmente amabile da essere conquistati da un personaggio. Non dovete essere conquistati da un personaggio, perché l'amore che è in me supera me. È quell'amore divino che è nel mio stesso nome, amor, che voi però oggi vedete in questo mondo a rovescio, come Roma. Addio, ci vedremo in paradiso.